Ed anche oggi, mercoledì sera, canale 229 GoTV su Sky, siamo pronti per parlarvi del Fashion Music Club, il club più esclusivo d'Italia ed anche quello più economico, perché vi basta semplicemente collegarvi il mercoledì sera alle 22.30 qui su GoTV e poi potrete guardare tranquillamente i nostri servizi. Cosa facciamo qui sul nostro Fashion Music Club? Con le nostre telecamere il nostro capitano Roberto Milani vi porterà in giro per i club più interessanti d'Italia per scoprire quali sono le serate più belle, più importanti, più interessanti, più di moda, eccetera, eccetera. Io sono Pagani, sono la voce che vi accompagnerà in questo tour virtuale in giro per l'Italia. Tra l'altro nella puntata di oggi ci sarà anche una sorpresa, ma non vi voglio svelare nulla, lo farà poi Milani pian piano. Milani che è già pronto per portarvi nel primo club della puntata di oggi. Voi mettetevi comodi, perché adesso parte il Fashion Music Club. Fashion Music Club, partner ufficiale Rigatoni Formentera. Ragazzi, è tutto pronto, sto prendendo la macchina e andrò alla Baita. Non mi ricordo dove è la Baita, comunque non vi preoccupate, la Baita esiste e Pagani vi darà tutto. Fashion Music Club, il club più esclusivo d'Italia, con Pagani e Roberto Milani. Certamente Milani, non preoccuparti, lo dico io dove siamo. Siamo sull'Appennino Emiliano-Parmense e precisamente a pochi chilometri da due grandi regioni che sono la Toscana e la Liguria, e siamo precisamente in una località che si chiama Borgotaro, e stiamo, tra un attimo, stiamo scendendo con il nostro drone per entrare all'interno della discoteca La Baita e più precisamente in quelle che sono le riprese della notte di Halloween. Allora benvenuti alla discoteca La Baita Borgotaro, un locale storico che è aperto già dalla metà degli anni Ottanta, in gestione dagli attuali proprietari che sono Giacomo e Loredana dal 2013. Tempo La Baita è famosa sia per gli eventi in discoteca con tantissimi ospiti, ma anche eventi con le orchestre italiane e one night con ospiti italiani evergreen. Ragazzi, c'è qualcuno di voi che la sa questa per caso? Se c'è qualcuno che la sa, pregatemi di cantarla, pronti? La Baita è famosa anche per aver avuto moltissimi ospiti importanti, da Baby K a Jackie La Furia, Il Pagante, Fred De Palma, Nitro, Random, Matrix, Mr. Rain e tanti altri. E poi ospiti evergreen da Ivana Spagna, Donatella Rettore e Cristiano Malgioglio, e naturalmente poi anche grandi orchestre, perché non è soltanto dedicata e riservata alla musica da discoteca. Guardando il Fashion Music Club, stiamo andando con le nostre telecamere con Roberto Milani in giro nei club di tutta Italia per scoprire quali sono i locali più interessanti con le feste più belle, e lo ascoltate qui ogni mercoledì a partire dalle 22.30, canale 229 GoTV su Sky. Stiamo guardando le immagini della notte di Halloween alla discoteca La Baita. Io sono Pagani, quello che state guardando è il nostro Fashion Music Club, e questo accade il mercoledì a partire dalle 22.30. Perché venire alla Baita? Raga, La Baita è un'istituzione.
state seguendo il Fashion Music Club, il club più esclusivo d'Italia, che ascoltate sul canale 229 di Sky, GoTV, con Pagani, che sono io, e con Roberto Milani, che vi sta portando in giro per l'Italia a scoprire i club più belli e le feste più interessanti. Perché questo è Fashion Music Club. La Baita è vista da molti come una famiglia, infatti se chiedete poi ai ragazzi del pubblico qual è il motivo per venire alla Baita, vi risponderanno sicuramente: perché la Baita è casa. La Baita ha ragione, casa, soprattutto io che sono a Milano, che vedo tante discoteche, la Baita è casa, è proprio famiglia. Le immagini che stiamo vedendo sono quelle della notte di Halloween, la festa di Halloween all'interno della discoteca La Baita, che ha visto come special guest l'unico DJ robot italiano, DJ Luxor. Perché venirci a trovare La Baita? Beh, è un locale bellissimo, una gestione stupenda, approfittatene perché facciamo un sacco di eventi, uno più bello dell'altro, accontentiamo tutti i generi e poi venite a trovarti in questa valle poco conosciuta ma bellissima. Vi è piaciuta La Baita? Un altro club importante fa parte di Fashion Music Club. Adesso ragazzi, preparatevi perché c'è una grande sorpresa. Fashion Music Club, partner ufficiale Rigatoni Formentera. Signore e signori, buonasera e benvenuti su Fashion Music Club, ma questa è la special edition del nostro TG. Benvenuto Pagani. Benvenuta Loira Linda, grazie a voi per averci scelti anche oggi. Cosa siamo qui a fare? Siamo qui a darvi delle indicazioni più che notizie, perché quello lo facciamo nella prima parte con Roberto Milani, che va fisicamente nei locali con le nostre telecamere. Noi invece vi diamo delle indicazioni in pillole su dove potete andarvi a divertire nei vari luoghi e ovviamente quelli che secondo noi sono i club più interessanti. Da dove partiamo? Ma guarda, noi spazieremo tra la nostra bella Italia e non solo. Io oggi partirei da una zona a noi insomma molto nota, che è la Lombardia. Perfetto. Abbiamo selezionato alcuni locali oggi. Mm-hmm. E spaziando tra regione e regione torneremo anche in Lombardia e vi selezioneremo altri club. Io oggi partirei da due realtà milanesi, una è il Tocqueville in Corso Como, zona notissima e storica della movida e della nightlife milanese, e poi il The Club. Vi consigliamo questi due locali che spaziano tra format e serate urban, quindi cultura musicale hip hop e reggaeton, e ovviamente anche serate dance commerciali e house con nomi molto altisonanti e molto importanti. Poi invece, se vi trovate per esempio al lago, insomma giochiamo in casa, abbiamo deciso di partire giocando in casa, se vi trovate sul lago di Garda vi consigliamo il Sesto Senso, che insomma rievoca un nome storico della nightlife del Garda, locale però rivisitato e riaperto in chiave molto giovane, oppure un po' più spostati dal lago il Cui Clubbing, tempio della musica ma soprattutto degli show, degli spettacoli, dell'intrattenimento, tra l'altro con una cena e un dinner show.
molto importanti. Poi invece, se vi trovate un po' diciamo tra Brescia e Cremona, vi consigliamo di andare al Magica Disco Club, che abbiamo già visto con le nostre telecamere, con il nostro boss Roberto Milani. Tre Sale, un locale storico, offre tantissime realtà anche latinoamericano, oltre a hip hop, reggaeton, house, dance, commerciale, chi più ne ha più ne metta. Ma direi che da una piccola infarinatura della Lombardia, nella nostra Italia, passo la palla a te, che te ne vai in un posto paradisiaco. Allora, esatto, io torno momentaneamente a Formentera, dove siamo già stati nella prima puntata, perché devo darvi una notizia molto importante. Pensate che dopo ben 20 anni stanno rifacendo in questo istante il Rigatoni, lo storico Rigatoni che abbiamo visto appunto nella puntata numero 1 del nostro Fashion Music Club. Rigatoni che partirà poi rinnovato il prossimo anno con una formula un po' diversa, nel senso che si aggiungeranno delle cose interessanti come un resort con la spiaggia, appartamenti, ristorante, spa e poi una bellissima piscina sul tetto. Noi poi faremo uno speciale proprio per parlarvi di questa apertura del Rigatoni. Mi sposto da Formentera alla sua sorella un po' più grande, che è Ibiza, sicuramente più nota per quanto riguarda il clubbing rispetto a Formentera, un po' più VIP, e vi do così un po' di indicazioni veloci su Ibiza, perché ci sarebbe da parlare per dei giorni. Allora, intanto vi dico che la politica musicale di Ibiza da sempre è stata quella di mettere per l'80% la musica elettronica, il restante 20% riguarda tutti gli altri generi musicali. Da qualche anno, da sottolineare l'arrivo prepotente anche sull'Isla Blanca del fenomeno della musica latina con il reggaeton. Ad Ibiza ci sono i locali più importanti del mondo, quelli che fanno nascere poi le mode, e poi si sono esibiti e si esibiscono anche i DJ più importanti del mondo. Tra i tantissimi locali vi faccio un sunto velocissimo di quelli che forse quest'estate sono stati i più importanti: dall'Ushuaia, immancabile locale, l'ID Ibiza, l'Amnesia, che ha avuto una serata importante anche con Marco Carola, poi vi ricordo l'immancabile DC10 con la serata del Circo Loco, particolarissima, e poi quest'anno è stato sicuramente l'anno del Pacià, la domenica sera, perché c'è stato un Solomon veramente incredibile, pazzesco. È stata molto probabilmente una delle serate più belle di Ibiza. Sì, quindi direi che per oggi, insomma, vi abbiamo dato un po' di informazioni, una piccola infarinatura. Sì. Voi dovete continuare a seguirci, naturalmente appuntamento quindicinale per quanto riguarda Fashion Music Club, mercoledì 22:30, GoTV canale 229 di Sky, mentre con il TG ci vediamo a puntate alterne. Quindi ciao a tutti e grazie per essere rimasti con noi da Loira Linda e Pagani. Ci vediamo alla prossima, rimanete con noi. Ciao! Fashion Music Club, partner ufficiale Rigatoni Formentera. Ragazzi, vi è piaciuto il nostro Fashion Music TG? C'erano due conduttori bellissimi, bellissimi. Una era Loira Linda, l'altra è Pagani, che ormai è un'istituzione. Ma secondo me gli è piaciuto, eh? Secondo me gli è piaciuto. Però... Pagani, cosa dici? Gli è Ma io spero, io sono, me lo auguro, dai. Che dice lei? Tutto bene? Tutto Comunque siete stati molto molto bravi, complimenti. Molto ragazzi. Bene. Grazie. Ciao ragazzi. Alla prossima. Ciao ciao ciao. Ebbene, vi abbiamo anche svelato la sorpresa del nostro Fashion Music TG Club Edition, con me e con Loira Linda. Io mi auguro che vi siate divertiti anche in questa puntata di Fashion Music Club. Grazie a voi per averci seguiti, grazie anche a GoTV, canale 229 di Sky. Come ben sapete, noi ci vediamo qui il mercoledì a partire dalle 22:30 e il prossimo appuntamento sarà fissato per mercoledì 23 novembre. Ciao a tutti da Pagani, vi ricordo che ci potete anche seguire sui nostri social, quindi seguiteci, cercateci. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 23 novembre, canale 229 di Sky, GoTV, naturalmente Fashion Music Club.